Padre onnipotente, Cristo, luce da luce, come diciamo anche nel Credo, luce da luce, splendore della tua gloria e il dono del tuo Santo Spirito, confermi nell'amore i tuoi fedeli rigenerati a vita nuova. E aggiungo anche un quarto punto, dopo la Santissima Trinità, e aggiungo anche la figura del cristiano che nel battesimo diventa illuminato, quindi l'illuminazione dei fedeli nel battesimo. E c'è un prefazio che noi recitiamo, che possiamo recitare, che recitiamo nella quarta domenica di Quaresima, appunto a commento del Vangelo del cieco nato, che dice così: nel mistero della sua incarnazione egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre per condurlo alla grande luce della fede. Col sacramento della rinascita ha liberato gli schiavi dell'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. È un commento proprio al Vangelo del cieco nato, perché lì in quel Vangelo lo ascolteremo e veramente il Signore conduce, come ha fatto con la Samaritana, che l'ha condotta all'acqua viva, conduce il cieco che non vedeva alla luce che è lui, lo conduce pian piano, proprio progressivamente. Si vede molto bene nel racconto di San Giovanni come quest'uomo progressivamente riesca, illuminato dal Signore, a riconoscere chi è il personaggio che gli sta davanti. Prima un grand'uomo, un profeta, e poi il figlio di Dio, e si prostra per adorarlo, e poi si mette a seguirlo, il tema della missione che vedremo domani sera. E veramente il brano del cieco nato è ricchissimo e descrive tutto il percorso della vita del cristiano, che è un progressivo entrare nella luce, o meglio un lasciarsi progressivamente illuminare. Allora, vorrei concludere con due riflessioni. Una è proprio questa, che è la domanda. Noi viviamo come battezzati la duplice realtà, essere stati illuminati e a nostra volta essere luce per i fratelli. Questo lo dice il Vangelo di Matteo, il capitolo 5, dopo il discorso delle Beatitudini. Voi siete la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo. È chiaramente sottinteso, perché illuminati dal Signore diventate luce del mondo. Quindi c'è questa duplice realtà che mette insieme, che integra le due dimensioni, l'essere stati fatti grazia della luce e il trasmetterla, proprio come fanno i genitori o i padrini che vanno ad accendere il cielo. Il sacerdote dice: ricevete voi la luce di Cristo, e poi dice: trasmettetela ai figli, in modo che diventino figli della luce. Le due dimensioni che dobbiamo sempre tenere unite insieme, illuminati da Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, per essere luce ai fratelli. Allora chiediamoci nella nostra riflessione se queste due dimensioni le abbiamo presenti, ne siamo convinti, che se vogliamo dare una mano ai nostri fratelli dobbiamo prima noi arricchirci della luce del Signore. Se vogliamo illuminare un po' questo mondo così tenebroso, non voglio fare il tragico, ma insomma sappiamo tutti, vediamo tutti la realtà che ci circonda, se vogliamo essere luce non basta il nostro impegno, prima ci deve essere un arricchimento personale. Tutto il dinamismo della
della vita cristiana, della vita di grazia che dobbiamo far crescere dentro di noi personalmente, con tutti quei mezzi che la Chiesa offre, non sto qui a ripeterle, no? Parole di Dio, preghiera, sacramenti, confessione, carità, attenzione al prossimo e così via. Ecco, voi siete luce del mondo e così illuminati potete illuminare. E la seconda, ultima riflessione è un testo che io vi propongo, che è molto ricco, a me ha fatto molto bene quando l'ho letto, e non è di un cattolico ma di un protestante, però un protestante significativo perché ha dato la vita, è stato ucciso per il Vangelo, Martin Luther King. Nella famosa opera La forza di amare racconta questa cosa, poi traete voi le conclusioni per la vostra vita spirituale. In India mia moglie e io passammo una deliziosa fine di settimana nello stato del Kerala, lo stato delle mie due suore, sono lì. Stato del Kerala, il punto più meridionale di quell'immenso paese. Mentre eravamo là, visitammo la bella riva di Capo Comorin, che è chiamata fine del paese, punta estrema dell'India, perché è veramente il luogo dove termina la terra dell'India. Nulla si stende dinanzi a voi se non l'immensa distesa dei flutti. Questo bel luogo è il punto in cui si incontrano tre grandi masse d'acqua: l'Oceano Indiano, il Mare d'Arabia, Mar Arabico, e il Golfo del Bengala. Seduti su una gigantesca roccia, leggermente sporgente sull'acqua, noi eravamo soggiogati dalla vastità dell'oceano e dalle sue terrificanti immensità. Mentre le onde si spiegavano in successione quasi ritmica e si schiacciavano contro la base della roccia su cui noi eravamo seduti, una musica oceanica risuonava dolcemente al nostro udito. A occidente vedemmo il sole magnifico, una grande cosmica sfera di fuoco che sembrava proprio immergersi nell'oceano. Quando non lo si poté quasi più vedere, mia moglie mi sfiorò e disse: «Guarda, Martin, non è bello?» Io guardai intorno e vidi la luna, un'altra sfera di scintillante bellezza. Mentre il sole sembrava sprofondare nell'oceano, la luna sembrava sorgere dall'oceano. Quando il sole fu infine fuori di vista, la tenebra avviluppò la terra, ma a oriente la raggiante luce della luna sorgente risplendeva suprema. Disse mia moglie: questa è una analogia di quello che spesso accade nella vita. Noi abbiamo sperimentato quando la luce del giorno svanisse, lasciandoci in una buia e desolante mezzanotte, momenti in cui le nostre più elevate speranze si sono trasformate nello strazio della disperazione, o quando siamo vittime di qualche tragica ingiustizia e di qualche terribile sfruttamento. In tali momenti il nostro spirito è quasi sopraffatto dall'oscurità e dalla disperazione e noi sentiamo che non vi è luce in alcun luogo, ma sempre di nuovo guardiamo verso oriente e scopriamo che là vi è un'altra luce che risplende anche nelle tenebre e la lancia del disinganno si trasforma in una freccia di luce. Questo sarebbe un mondo insopportabile se Dio avesse solo un'unica luce, ma dobbiamo sentirci consolati perché Dio ha due luci: una luce per guidarci nello splendore del giorno, quando le speranze sono realizzate e le circostanze sono favorevoli, è una luce per guidarci nelle tenebre della mezzanotte,
quando noi siamo contrastati e i giganti dormienti dell'oscurità e della disperazione si levano nell'anima nostra. Ci continua poi citando il Salmo che dice, è una traduzione un po' difficile, ma la leggo, un Salmo che dice: dove posso nascondermi al tuo sguardo, dove fuggire dal tuo volto, che ascenda nei cieli più alti, pur lassù tu mi hai già preceduto e mi involi l'abisso profondo, pur lassù sei tu a condurmi. Via mi porti l'aurora sulle ali, o il vento e gli estremi confini mi nasconda nel mare immenso, pure là mi raggiungi, Signore. Se almeno mi copra la tenebra, nel suo antro mi avvolga la notte, non ci sono per te mai tenebre, e più chiara è la notte del giorno. Questa fede ci sorreggerà nella nostra lotta per sfuggire alla prigione di ogni malvagio Egitto. Questa fede sarà una lampada per i nostri piedi stanchi e una luce sul nostro cammino tortuoso. Ecco, è un racconto così molto bello, però dice una grande verità. In parte il discorso delle due luci, comunque il Signore è sempre luce. È luce quando è giorno luminoso nella nostra vita, quando le cose vanno bene, quando siamo contenti, quando non ci sono difficoltà. Per fortuna ci sono anche questi momenti, ma non sono merito nostro, è merito della luce del Signore. Ma è luce anche per noi nei momenti in cui vediamo il buio. Mi parla di disperazione, ecco. Penso che ognuno di noi possa avere tanti motivi per dire che anche nei momenti difficili ha sentito la bellezza di questa luce che viene dal Signore, che poi in fondo è la luce della fede, che è capace di rischiarare e illuminare i nostri passi. Il tema della luce, il dono della luce, la gioia della luce, il bisogno della luce, il desiderio della luce. Vorrei che adesso avessimo anche tutti un grande desiderio di riflettere, di capire e anche di ripercorrere momenti importanti della nostra vita cercando il dono che ci è stato fatto della luce e forse anche scoprendo che qualche ombra c'è stata e che potrebbe esserci ancora da dissipare. Vorrei anche che avessimo molto il desiderio di una preghiera pacata, silenziosa e anche prolungata. Il tempo c'è circa un'ora. A questo punto comprendiamo che il silenzio diventa necessario da sé, per non guastare tutto con le nostre chiacchiere. E se qualcuno ha piacere di incontrare il Vescovo per la confessione o per un colloquio, lo può fare, così pure c'è qualche prete, c'è la Floriana, vedo che è molto esperta in questioni di famiglia, ma il desiderio della luce, cerchiamo la luce anche negli incontri. Ecco, buon lavoro.